Ieri sera, mercoledì 17 aprile, nel corso della puntata di Live Non è la D'Urso, è accaduto un episodio davvero estremamente emozionante. Finalmente Paola Caruso e Dimma, la donna che ha detto di credere di essere la sua mamma biologica, hanno svelato a tutti i risultati del test del DNA. Questo era tra i momenti più attesi della serata. Quasi verso la fine della trasmissione, Barbara D'Urso ha chiamato in studio la showgirl e la signora Imma. In seguito, ha mandato in onda delle clip che ripercorrevano tutte le tappe di questa storia. Pubblicità a tari filmati, naturalmente, non è mancato il momento in cui la signora Imma si è presentata da Barbara D'Urso dicendo di essere convinta di essere la madre di Paola Caruso. Ad ogni modo, per appurare l'effettivo legame di maternità è stato necessario aspettare i risultati del test del DNA. Questi sono arrivati in questi giorni, ma le due donne hanno deciso di aprirli a Live Non è la D'Urso. Dopo un bel po' di ansia e agitazione, Paola ha letto quanto scritto: il test del DNA ha confermato tutto, Imma è la vera mamma della showgirl. La difficilissima storia di Paola Caruso e della signora Imma. Il momento più emozionante della serata è stato sicuramente quello in cui Paola Caruso e la signora Imma hanno rivelato il contenuto del test del DNA. Le due donne hanno voluto regalare questa esclusiva al programma di Barbara D'Urso. A loro avviso, infatti, era giusto aprire la busta insieme a lei, dal momento che è stato grazie alla conduttrice che Paola e sua mamma si sono incontrate. La storia della signora Imma è davvero straziante. Pubblicità: la donna, infatti, ha detto che 34 anni fa diede alla luce una bellissima bambina. Essendo il frutto di un rapporto fugace con un calciatore, però, sua madre fece sparire la neonata dicendo a sua figlia che fosse morta. Ebbene, guardando uno dei programmi di Barbara D'Urso, la signora Imma vide Paola e subito capì di essere legata a lei da qualcosa di molto speciale. Il momento dell'apertura del test del DNA in seguito alle numerose indagini e, infine, al test del DNA, si è potuta finalmente scoprire la verità. Le due donne sono entrate in studio ed hanno incominciato a ripercorrere le tappe più importanti di tutto questo percorso. Successivamente, la conduttrice le ha invitate a recarsi all'interno dell'ascensore dorata, dove hanno potuto aprire la busta contenente i risultati del test del DNA. Paola Caruso ha letto, in modo estremamente emozionato, quanto ci fosse scritto. Improvvisamente si è interrotta, ha guardato negli occhi la donna e le ha gridato di essere davvero sua figlia. Le due si sono abbracciate. Pubblicità: una volta rientrate in studio, una pioggia di petali ha coronato il momento e tutti si sono commossi. Questo articolo è stato verificato con http://www.sussidiario.net/news/cinema-televisione-media-2019/4/17/paola-caruso-oggi-risultato-del-test-dna-9/1872688/letsblockadsy